pare modellino. Chi c'è le tubature per l'irrigazione, perché se stanno a preparare per irrigare, perché non piove mai. La terra è secca, di quanto è dura chi che gli manca l'acqua, è diventata un mattò sta terra. Ora il treno è andato giù tutto, e chi c'è il tubo dell'irrigazione che pare una serpe, pare una anaconda, guarda lì. Oggi è il 5 aprile 2022, guarda un po' che tubatura chi. E dopo laggiù c'è il gomitolo della tubatura per irrigare tutto il campo di grasse, no? Il gra come fa a crescere? Il gra che c'emo qui in Italia bisogna tenercelo stretto, perché sennò la roba all'estero non verrà più, quindi il gra costa sempre di più. Però c'emo tutto in Italia, purtroppo è stato fatto solo da importazione su tutto, allora ci troviamo a rotoli. Invece l'Italia era uno dei paesi più sviluppati al mondo, adesso è diventato uno degli ultimi. Per causa di chi è che ci comanda, che diavoli. Adesso qua c'è una casa allo sfascio. C'è una casa allo sfascio vicino alle abitazioni che ci campene, urbanizzate al massimo. Appartamenti piccoli rincigniti per le bestemmie tutto un continuo. Guarda un po' le orme qui. C'è un guanto rosso color sangue. Guarda un po' un guanto rosso che fa schifo, quanto è brutto su guanto. Guarda un po' le placche qui della terra, siccità totale, guarda. Guarda che roba, guarda chi, i malloppi di terra, dietro di me c'è l'Utelaus. Qua giù sto a fare delle esplorazioni, perché sto aspettando il meccanico che mi finisce aggiustare la macchina, che forse il pezzo è difficile a trovarlo, ed è un macello, c'è un sacco di complicazioni. La macchina è allo sfascio, la macchina mia, allora la sta aggiustando, quindi mi riempo dei debiti a non finire fino ai capelli. Però a pagare a morire viene sempre in tempo. Guarda un po', una cartuccia anni 90, oh. Una cartuccia del zio Alberto, buonanima, oh. Eterno riposo di una zio Alberto, signore. Risplende lui la luce perpetua, riposa in pace. Guarda un po', e il gomitolo qui della tubatura, va. Una tubatura qui pare il cosuli, oh. La camera d'aria delle biciclette. E nammise qua, che macello. Che non si può entrare. Cos'è? È impossibile a bucca chi? Guarda che roba, chi tutto sfondato, è tutto recintato qui sa villa. È un villò, chi taglia per le case che ci campene, vedi? Per le case urbanizzate, bestemmie, imprecazioni e tutto. Ah, c'è un numero chi? Sicuramente un numero per chi è che vuole sa casa. Chissà quanta gente l'andata per lustrare sta casa. È in vendesi, o in vendesi, c'è i numeri dappertutto, Chi te la compra? Chi te lo compra su Casermo che ci vorrà un macello dei quattrini? Guarda che macello, guarda. Guarda che macello. Che disastro. Guarda che in due che c'era il radiatore ci ha fatto la ferrite, no? La ruggine del ferro. Oh, che lampadario a palla. Guarda lì, anni 60, però il colore anni 2000. Guarda, la specchiera. Hanno scritto il numero del telefono in tutti i muri, in modo che nessuno può riprendere. Guarda un po' che porte, tutto rotto, tutto lo sfascio completo e totale. C'è le mattonelle di zia Rita Bonanima. No, zia Rita non è morta, no. Stava di Bonanima, invece ancora non è morta. Gli auguro lunga vita, dai. Guarda un po' che lampadario, che plafumiera anni 70, tutta di vetro lavorato. Guarda quanto è bella quella plafumiera, oh. La caldaia tutta staccata, vedi? Che... Guarda un po', Blucher, vedi? Il nome Blucher, dopo che è stato tutto staccato, sventrato, qua al lavandì è stato staccato proprio dal muro. Guarda chi, ho il cesso tutto rotto, chi il controcesso. Qua tutto spaccato, guarda, chi te la compra sta casa? Questa c'è da aggiustarla tutta completamente da zero. Questa era da regalare a qualche impresa edile, la regalava a posto, oppure 10.000 euro, to, la terra e la casa. De più no, perché qui c'è tutto da fare, costerà 1 milione di euro per aggiustare la sua casa. Guarda che schifo, guarda lì tutto rotto allo sfascio, guarda la porta lì del zio Mario, buonanima. Adesso vado su tutto, guarda un po' che mattonelle antiche. Guarda che roba qua, non ci sono venuto oltre qui. C'è il pozzo lì, oh. Se vieni oltre di notte chi, bocchi dentro, non scappi fuori più. Guarda un po' che roba, guarda un po' che c'è chi. E na miseria.
C'è il camì dentro Chio. Ah, qua c'è, c'era la piscina sicuramente. Questa è una taverna, guarda, un controcamì. E nammi, sai che struttura. Qua lavandi per cucinare. Che enormità. Guarda che roba, i cessi come al solito tutti rotti, la vasca ancora c'è. Chi c'è scappato fuori tutti i spi, i rovi, tutto quanto, è bucato dentro tutto. Questa qui la caldaia si è rugginita al massimo, guarda che roba, oh. Brown, guarda lì. Rugginita al massimo proprio. E il pavimento tutto dei fiori. E il camì, qua c'è. Qua c'era una stanza, una camera da letto sicuramente. E na miseria, pure la, com'è che si chiama questa qui? Questa la taverna, pure la taverna c'era. Chi, il pavimento era di plastica, però si è spaccato tutto perché a forza da sta aperto. Guarda un po' che mattonelle dei lor signori. Guarda, lavandia anni 60. Vedi chi ci cucinava, c'è la banco della cucina. Chi la porta questo qui? Guarda un po' un ragno ballerino, va. È campa? Sì. Guarda un po' il pomello del zio Alberto. Guarda, c'è uno scarpone, uno sfollato. E la sella del motorino del zio Alberto! Buonanima, il Garelli! La sella del Garelli! Eterno riposo tu, zio Alberto, signore! Sprende lui la luce perpetua, riposo in pace, amen! Adè chi c'è, capirai, c'è le orme, c'è. C'è la gente che c'è buccati tutti. Senti il ca che già mi comincia a abbaiare, mi comincia. Guarda un po', aspetta. Tanto qua c'è buccati tutti, qua giù de Porto Recanati, quindi bocco pure io, vedi che c'è lo stradicciolo. E ecco qua, che casco giù, vediamo un po'. Le scale tutte allo sfascio, completo e totale. E qui le porte, tanto è stata tutta vandalizzata questa casa, non c'è più niente dentro, vedi? Guarda un po' che pavimento. Hanno tolto le mattonelle del pavimento. Porca miseria, lì c'è i stracci. Cos'è? I calzetti di nonna Pincina. E la canottiera di nonna Pincina, i calzetti di nonna Pincina, di lana. Guarda un po' chi per terra. C'è lo scialle del zio Alberto. Guarda un po', c'è stati sfullati qui dentro. C'è si è accampati chi. Dopo hanno preso la rincorsa, si è buttati di sotto. Ma un po' che bella palazzina là che passa un altro treno. Visto? Un altro treno. E chi? C'è il fiaschetto di vie? Si è imbriacati! Vi siete imbriacati! Va un po' rosso piceno, guarda. Vicari. Questo è un dentifricio tutto duro, si è indurito al massimo. Poi chi? Questo fiaschetto chi? De cosa si è imbriacati? Fa un po' vedere. Fontana fredda d'embriachi, guarda un po' i buchi dei sorci lì, buccati dentro i sorci lì in questo materazzo, guarda un po' il giacchettino dello sfollato, il maillot dello sfollato, un par di mutandò dello sfollato, i sfollati che devono, qua questo cornicchio chi c'è? Guarda un po' tutto rotto al massimo, tutti ci chi hanno proprio se sfugati sale mazzi hanno spaccato tutto qui su poro bagno. Porca miseria, c'è rimasto il galleggiante del batticlò, guarda, anni 1960, questo però su muro all'interno, è strano che l'hanno fatto all'interno come all'esterno, è molto strano, qui non l'ho visto mai, all'interno così, il muro così, questa è una casa tipica per dal mare, no? Le case per dal mare negli anni 60 le facevano così, guarda un po' le scale con e la mucchetta lì roscia, guarda le scale anni 60 a ferrovia del treno e pochi le scalette, adesso vado su, chi c'è? Chi c'è di quelle porticine lì, oh? Chi c'è lì, Brendolio? L'esorcista, questo è un pezzo di lampadario anni 70, guarda l'antico. Guarda un po' che veduta qui panoramica dell'annesso che è allo sfascio, vedi, quella è una seconda casetta, se uno giusta tutto quanto sta villa, che tanto ancora si tiene in piedi, guarda un po' che cagata, cosa avrà cagato i cuoricini qui, oh? Adè che dentro qui cosa mi ritrovo, guarda le tane delle piattole, oh, guarda le tane delle piattole. Guarda, pare una faccia di un mostro. Ciao Matteo, ciao. Guarda un po' chi le tane delle piattole. Qui addirittura è unite, due tane unite in una. Quante piattole ci sarà lì dentro? Questa però è forte i muri, i muri maestri forti. Chi c'è? Guarda un po'. Niente, non c'è niente, è tutto scuro nero. Ah, qua chi c'è qua? Qua chi c'è qui sotto chi? I nani. I nani di Cenerentola, chi? Chi c'è?
Le cagate per terra, una puzza, non te dico lì dentro. Ora un po' chi hanno sventrato il pavimento di plastica, va un po', c'è i pannelli di plastica. E na miseria, che roba, l'inferriata, oh, l'inferriata, hanno preso tutto, lì hanno preso un pezzo di inferriata, molto probabilmente lì c'erano le scale che andava giù, l'hanno rubate, però il ferro non l'hanno preso, sì, i delinquenti, per venderlo, mica l'hanno preso, strano, pure il ferro delle finestre, potevano piarlo, per venderlo, al chilo, guarda un po' che pavimento lì, anni 30, anni 1930, guarda qui, guarda che bella terrazza, oh. Guarda che spettacolo di panorama che c'è sul mare, va. Questa è una casa da mare, guarda, si vede il Monte Conero e il Grillivis e il palazzo del coso lì, dell'Hotel House, dopo tutta la zona di Porto Recanati. Oggi c'è il cielo abbastanza limpido, vedi? Tanto sempre belle giornate, quando non è belle giornate il cielo è bianco, capito? Non è che né piove né nevica, non fa mai niente. Chi dentro chi? Sta porta di zia Rita, chi? Del zio, del nonno Basilio, anzi. Chi c'è? Guarda un po' che, oh, questo è un soffitto enorme, immenso, un altro cesso, tutto rotto, oh, chi per cagare c'è ancora rimasto la possibilità? La possibilità per cagare c'è qui, oh. Però senti che impesta, una miseria, guarda un po' che mattonelle dei fiori. E questa qui, la caldaia è un po' rotta qui, guarda. Si è staccata la lancetta, termometro, fino a 90, un po' qui, lo. Qui tutto, guarda, se lo mangia la ruggine, qui. Tutto rotto, sta porra villa. E quanto la fanno pagare? Quanto la fanno pagare sta porra casa? Guarda, la porta tutta rotta. E lì, guarda un po' che roba. C'era un nido de calabroni, oh. Un nido de calabro, guarda che roba, oh. Guarda che roba il nido de calabro. Porca miseria, come avranno fatto? L'impesta al nido de calabro. Chi c'è venuti quelli per bruciare, sa al fuoco? Chi c'era? Uno sfullato è venuto qui dentro qui. Guarda un po' che materazzo bucato dalle pantecane, muccicato. Guarda un po' le profondo su cornicchio qui. È bello, oh. È un bel soffitto qui, sta casa. Questo è il soffitto. Guarda un po', due tane di piattole qui. Guarda, con la terra e il fango ci ho fatto le piattole, vedi? Vedi le piattole? Guarda che roba, che nido. Guarda tu come faranno se piattole a farsi nidi qui. E poi i calabro fanno i nidi bellissimi, attaccati su, c'è un bulbo che lo tiene su tutto, quell'altro controbulbo. E nammi sai che roba, come faranno oh, se cose lì, oh, si calabro. Però i calabro guai a stare vicino, te poi decede, se te pizza con un calabro è finito a campare. Chi c'è, oh? Chi c'è? Ho aperto prima. Chi c'è, oh? Se può sapere! Sì, chi ho visto prima, sì. Chi ho visto prima? Solo che si è chiusa la porta. Adesso vado giù, eh. Adesso vado giù. Tese scale qui, anni 80. Guarda un po'. Salvamo un pietro in modo che questa di sopra non si faceva rumore, per andare sopra, perché di sopra c'è dormivene sicuramente. Quando campavano qui era bellissima questa villa, è una miseria. A qua c'è il terrazzo, a qua c'è il terrazzo. Fa un po' vedere. Ah, chi cascava nei giù, piava nella rincorsa, era un po' tutto rotto. Era un po' tutto rotto sul terrazzetto qui. Che macello, vedi che roba. Povera casa, povera villa. È tanto che la volevo venire a sperimentare. Però questa l'ho venuta a sperimentare nel 2012. Io nel 2012 ho sperimentato più di 6.000 strutture. E allora io ti saluto da qui, è tutto, fine.